Oggi noi pensiamo, in un certo senso, probabilmente in maniera falsa, che se non facciamo nulla, se teniamo la CO2 sotto controllo, il clima della Terra resterebbe costante. Questo non è assolutamente vero. Se restiamo nel periodo degli ultimi 100 anni, ci sono stati dei cambiamenti climatici sostanziali che sono avvenuti ben prima dell'effetto antropogenico, dell'effetto serra e così via, che sono, per esempio, negli anni 40 c'è stato un cambiamento sostanziale, poi c'è stato un cambiamento di temperatura che in qualche modo è considerato la presenza dell'uomo. Non dimentichiamo che quando sono nato io la popolazione della Terra era 3,7 volte più piccola di quella che è oggi e il consumo energetico primario è aumentato 11 volte nella mia vita. Quindi è una cosa impressionante, una cosa esplosiva, che però ha avuto degli effetti molto strani e molto contraddittori per quanto riguarda il comportamento del pianeta. Vorrei ricordare, e chiedo al Ministro conferma di questa cosa, che dal 2000 al 2014 la temperatura della Terra non è aumentata, è diminuita di meno 0,2 gradi, che noi non abbiamo osservato negli ultimi 15 anni nessun cambiamento climatico di dimensione. E questo è un fatto che tutti voi dovrete rendervi conto, perché non siamo di fronte a un'esplosione esplosiva della temperatura. La temperatura è montata fino all'anno 2000, quando c'è stato l'inizio, Pachauri, IPCC, eccetera. Da quel momento lì noi siamo rimasti costanti, anzi siamo scesi di 0,2 gradi. È giusto, Ministro, o no? È giusto? È giusto? No, lasci perdere le previsioni, io guardo i fatti. Il fatto è che la temperatura della Terra negli ultimi 15 anni, media della Terra, non è aumentata, è diminuita, va bene? Ci troviamo di fronte a una situazione assolutamente drammatica, che è il fatto che le emissioni di CO2 stanno aumentando in maniera esponenziale. Tra le varie soluzioni dell'IPCC c'è la soluzione del business as usual, che è quella più alta di tutte, che indica che effettivamente anche grazie allo sviluppo della Cina e degli altri paesi, l'aumento della CO2, di emissioni di CO2 sta aumentando con estrema rapidità. E sta aumentando in maniera tale che, a mio parere, tutte queste speranze che noi abbiamo di ridurre il consumo energetico facendo azioni politiche o altre, sono contraddette dal fatto che oggi il cambiamento climatico è del CO2 è un aumento esponenziale che non ha neanche dimostrato una tendenza a ridursi, sta continuando ad andare liberamente come un'esplosione di questo genere. Quindi tra questo e arrivare nel 2020, nel 2030 a girare le cose è un grandissimo difetto.